Buongiorno, buongiorno e bentrovati a questa nuova puntata di La Carica dei Ministri, nuova produzione con la quale stiamo provando a raccontare la storia dell'ambiente in Italia. Proviamo a farlo attraverso le voci, le testimonianze dei suoi protagonisti, di chi quella storia l'ha scritta appunto in veste di ministro. L'ospite di oggi è un medico, un professore universitario, un dirigente pubblico, ha guidato diverse direzioni del Ministero dell'Ambiente tra il 1991 e il 2011. Per ben 10 anni, poi il 16 novembre 2011 fino al 2013 diventa ministro dell'ambiente e della tutela del mare durante il governo Monti. Parlo di Clini, buongiorno, ben trovato Buongiorno. professore, grazie per aver accettato l'invito. Dal suo punto di vista, dagli anni 80, quando questo ministero, che allora si chiamava, ricordiamolo, Ministero dell'Ecologia, ad oggi, come è cambiata questa storia? La storia dell'ambiente è cambiata molto, la storia del ministero meno. La storia dell'ambiente è cambiata molto perché grazie alle direttive europee, agli accordi internazionali, abbiamo fatto passi da gigante per la protezione dell'inquinamento atmosferico, nel controllo dell'inquinamento dell'acqua, nella gestione delle sostanze chimiche, nella maggiore sicurezza ambientale sia a livello europeo sia a livello nazionale. Però, nonostante la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla biodiversità, purtroppo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera sono continuate a crescere. Gli eventi climatici estremi connessi all'aumento della temperatura sono diventati più frequenti, più intensi e soprattutto hanno provocato migliaia di vittime. Da un lato abbiamo dei miglioramenti sicuramente per l'ambiente locale, dall'altro lato l'ambiente globale invece la situazione sta peggiorando. Secondo lei, qual è stata la legge più impattante relativa all'ambiente dal 1983 ad oggi? Ma io penso che sia stata la legge di ratifica del protocollo di Kyoto, adottata nel 2002 dal Parlamento italiano, perché è la legge che ha avviato il trend verso la decarbonizzazione dell'economia ed è una legge che ancora oggi è un punto di riferimento per le decisioni che devono essere prese. Qual è invece secondo lei la legge che bisognerebbe ancora scrivere? Era stata scritta in verità, è la legge di riforma del Ministero dell'Ambiente, perché nonostante che abbia cambiato nome, il Ministero dell'Ambiente avrebbe dovuto assumere un ruolo di coordinatore delle politiche sicuramente ambientali, ma anche economiche, fiscali, industriali, energetiche, nella direzione della sostenibilità. Questa legge non è mai stata fatta. Ora io mi auguro davvero che Roberto Cingolani riesca a portare avanti il suo lavoro di costruzione del Ministero della Transizione Ecologica, perché questa sarebbe una svolta reale. Un'altra accelerata andrebbe sicuramente data al rilascio degli end waste, sua e la firma sotto il primo decreto emanato a livello nazionale, quello per il CSS. Sono passati 8 anni, da allora però ancora il mercato non decolla. Perché, secondo lei? Il mercato non decolla perché il business delle discariche dei rifiuti, evidentemente in Italia, è così forte da impedire l'allineamento di gran parte del nostro territorio agli standard europei. Il CSS era ed è uno dei mezzi per chiudere il ciclo dei rifiuti, cioè è assolutamente in linea con il piano di azione dell'economia circolare dell'Unione Europea. Purtroppo è stata creata una forte disinformazione in Italia sull'uso del CSS, che sostanzialmente ha avuto due vantaggi. Un vantaggio è per i fornitori di carbone di petcoke, che è il peggiore fra tutti i combustibili fossili, anche il più inquinante, che continuano ad essere usati soprattutto nell'industria del cemento, e dall'altro un vantaggio per chi invece di lavorare nella filiera dell'economia circolare lavora per riempire buche, aprire altre vasche e perciò avere queste discariche che in Italia sono una contraddizione nei confronti delle politiche europee. E
caduto da poco il 10° anniversario dal drammatico naufragio del Giglio, c'era anche la sua firma sotto quel decreto interministeriale che vietava la navigazione in aree marine protette. Sono solo le grandi navi il problema dei nostri mari e delle nostre coste? Le grandi navi sono un bel problema e ci sono voluti 10 anni perché venisse interrotto il traffico dei condomini del mare nel bacino di San Marco. Eppure 10 anni fa avevo indicato chiaramente qual era la soluzione che è stata adottata 10 anni dopo. Certamente c'è un problema di gestione della navigazione, anche del naviglio anche commerciale. Devo dire che la Capitaneria di Porto fa un lavoro molto buono, ma che dobbiamo lavorare di più sul traffico marittimo. Sono passati 10 anni anche dall'emergenza rifiuti a Roma, che la portò a firmare un patto per la capitale. Da allora, era il 2012, ad oggi, cosa è cambiato? Purtroppo è cambiato il peggio, perché il patto per Roma, che poi avevo cristallizzato con 2 decreti, non è stato approvato. Roma produce ogni giorno circa 5.000 tonnellate di rifiuti. Il 10% viene gestito non solo nell'area metropolitana, ma nel Lazio. Il resto va in giro per l'Italia e per l'Europa. Dal 2012, l'anno del patto di Roma, ad oggi è stato stimato che i romani abbiano speso più di 1,8 miliardi, soldi che avrebbero potuto essere spesi per creare nell'area metropolitana le infrastrutture, soprattutto per recuperare materia e energia. La frazione umida è preziosissima, può essere utilizzata per la produzione di biogas, biometano oggi. Lei è stato anche uno dei primissimi promotori delle fonti rinnovabili. Secondo lei, da sole bastano a raggiungere l'obiettivo decarbonizzazione fissato al 2050? La vera sfida è il 2030. Roberto Cingolani ha detto che entro il 2030 il 72% dell'elettricità in Italia deve venire da fonti rinnovabili. Noi abbiamo dall'altra parte del mare, Tunisia, Libia, l'Algeria, che hanno una capacità di produzione di energia rinnovabile, in particolare solare, altissima. Noi importiamo oggi da questi paesi il gas attraverso i gasdotti. Potremmo cominciare a immaginare di produrre lì energia elettrica da fonte rinnovabile da trasferire in Italia, in modo tale da colmare il probabile gap che ci sarà fra la nostra capacità di produzione e il nostro obiettivo, ma tenendo anche conto che potremmo anche diventare la porta d'ingresso in Europa dell'energia verde che viene dal Nord Africa, e sarebbe anche un modo per dare un senso a un'integrazione mediterranea che ancora stenta. E lei cosa pensa del nucleare? Il nucleare io credo che vada visto senza pregiudizi. In Europa il 25% dell'elettricità viene prodotta con energia nucleare. Il nucleare oggi è un presidio, dobbiamo considerare con grande attenzione quello che sta avvenendo in termini di ricerca e sviluppo. Sapendo che il tempo che pare non sarà più così lontano, potremmo avere la soluzione della fusione nucleare. In Cina e negli Stati Uniti cominciamo ad avere delle realizzazioni che ci suggeriscono che potrebbe capitare che entro il 2050 la fusione nucleare sia una delle risposte fattibili e concrete per la decarbonizzazione dell'economia. Anche l'energia da rifiuti, insomma, potrebbe essere un mezzo complementare chiaramente a tutte queste strategie che si sta mettendo in campo per avviare questo processo. Sì. Nel centro-sud, dove assistiamo a questa situazione singolare per cui abbiamo una crisi della gestione dei rifiuti terribile, rifiuti che partono e vanno da tutte le parti in giro con navi, treni, vanno negli inceneritori o del nord Italia o del nord Europa. Bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di dire che questo è semplicemente un gioco per arricchire chi specula su questa cosa, chi crea la paura fra le persone. Insomma, dovremmo introdurre il reato di disinformazione sui temi ambientali. Però c'è un problema culturale appunto da risolvere. Ce la faremo a vincere questa battaglia? Sicuramente c'è un problema culturale, ma dobbiamo essere onesti. Ci sono interessi economici che vanno individuati e vanno colpiti.
perché sono interessi speculativi che creano danno all'ambiente, alla popolazione e anche alla salute della popolazione. E questa mala gestione dei rifiuti non nasce perché c'è un comitato che protesta, nasce perché ci sono interessi economici che lucrano su questa situazione. Qual è stato il suo giorno più bello da ministro? Io credo che sia il 26 ottobre del 2012, quando ho firmato l'autorizzazione integrata ambientale per l'Ilva, che prevedeva il completamento del risanamento ambientale entro il 31 dicembre 2015. Questo giorno è insieme a un altro, il 15 novembre 2012, quando l'azienda sottoscrisse tutti gli impegni previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e si impegnò ad investire 3 miliardi di euro per il risanamento dello stabilimento. Il giorno più brutto invece? Il 26 novembre del 2012, quando sono stati sequestrati i prodotti finiti dell'Ilva che erano pronti già per il mercato, che avrebbero generato un'entrata di 1 miliardo di euro che l'Ilva aveva destinato all'avvio del piano di risanamento. Purtroppo questa storia è finita lì, sono ancora lì e stanno cercando di rispettare i termini dell'autorizzazione integrata ambientale che avevo firmato io, ma dovevano finire entro il 31 dicembre 2015, ora siamo arrivati al 31 dicembre 2023. Se potesse, che consiglio darebbe al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani? Non mollare, tenere duro, andare avanti e costruire il ministero della transizione ecologica. Lo so che è dura, però questo sarà un risultato importantissimo, quasi storico per la nostra economia. E qualcuno dice che lei è stato il miglior ministro dell'ambiente. Cosa ne pensa? I miei figli mi hanno detto che ho lavorato troppo e ho rischiato troppo. Ecco, questa è la mia risposta. Ma ne è valso la pena, perché oggi lei è ricordato per i grandi successi che comunque ha portato a casa in nome e per conto del nostro paese. La ringrazio per quello che ha fatto da ministro e non solo, perché gli incarichi, lo ricordavamo all'inizio, che ha ricoperto sono stati davvero tanti, tantissimi. Grazie mille professore, grazie Corrado Clini anche per aver accettato l'invito a dare la sua testimonianza all'interno di questo contenitore nel quale stiamo provando a scrivere molto umilmente, insomma, la storia del nostro ambiente, in una fase, lo ribadiamo, molto molto delicata e importante per il nostro paese. Grazie ancora, grazie professore. Complimenti per il vostro lavoro e grazie. Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci.